Buonasera a tutti, siamo qui al Teatro Savannuzzo per presentare quattro uomini, quattro ragazzi, sì, ragazzi, boh, esseri, che per la prima volta presentano il Teatro Savannuzzo un cabaret. Avanti il prossimo, ho portato un monologo, si intitola L'audizione 2, prego. Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato. Guardi, stia tranquillo che qui non la mangia nessuno. No, è che avevo già iniziato. Cioè, non ho capito, scusi. Il monologo inizia con lei che dice questa cosa. Sono il signore, mi chiami mia moglie. No, sta in camera. Però alla porta attaccata alla maniglia ci sta un cartellino con scritto Don't Notice. Prendendo e interpretando alcuni attori italiani famosi tipo Carlo Verdone, Panariello, Benigni. Che l'ha chiamato quelli dell'agenzia? Abuso. Nell'agenzia ultimo viaggio. Il viaggio, signore? Fu un'Ulissea! Un'Ulissea! Ma di più! Guardi, Ella, ci trovo un bell'angolo di paradiso, eh! Sicuramente riposerete in pace. D'altronde, non è mai tornato indietro nessuno per lamentarsi. Una scena mi sono anche impressionata, perché io sono impressionista di carattere, no? Ecco, arriva! Pietro amica. C'era tutti gli spagnoli e ballavano con le chiacchiere così. Conoscete le chiacchiere voi? Sono come le vongole però di legno, fanno tutti così con le chiacchiere. La nostra agenzia è in grado di provvedere a visite giornaliere. Luci rosse. Luci rosse. Oh mamma! Un antichissimo e preziosissimo servizio da te. Ma che numero ha fatto lei? Commedia in box. Ah, queste visite giornaliere, chi viene? In questo caso la nostra agenzia contatta ragazze del volontariato, dame di carità, suore. No, suore no, suore no. Dame di carità va bene, non lo scriva perché c'è da fare la carità a lui, ma le suore no, suore no, non lo scriva.